Andrea, come andiamo? Bene, benissimo, grazie. Allora, contento, felice, arrivato in Brasile, 30 gradi e ti si può lamentare. Ascolta, da quando sei da quando sei arrivato? Sono arrivato questa mattina alle 3. E quindi da quante ore? Un'accoglienza superlativa qui a Itagia, c'hanno tanta gente, c'è andato da mangiare, da bere, caipirinha, spettacolo. Ascolta, ma c'erano le brasiliane col perizoma? No, anche perché pioveva tra l'altro, quindi non c'erano, non c'era caldissimo. Ascolta. Il villaggio peraltro è molto molto bello, il villaggio della regata è una cosa enorme. È grande come la fiera campionaria di Cagliari, una cosa pazzesca. Bellissimo. Ascolta, da quante ore sei arrivato? Questa mattina erano le 7 ore italiana più o meno. Alle 7 ore italiana, quindi insomma, sei già più di 12 ore in Brasile. Va bene, ascolta. Non ho dormito, quindi. Dimmi veloci le tue considerazioni, poi ci sentiremo su Skype. Le tue considerazioni veloci di questa esperienza col multiscafo. Ma molto bella, chiaramente la barca è molto diversa, un'esperienza multiscafo è risale agli Handicap, risale al Tornado, barche molto piccole, questa è un'altra cosa, molto tecnologica, molto veloce, molto marina, barca interessante. Difficile da portare con mare formato perché balla da tutte le parti, sbatte da tutte le parti, però comunque cammina 15 nodi in bolina con 25 di vento, quindi è molto molto peso, cioè fatta molto veloce fondamentalmente. Okay. È una bella esperienza, ci sono varie tecnologie che adesso importerò sul vento di Sardegna, molto interessanti. Ho capito. Dimmi. Altre considerazioni importanti di questa esperienza? Il fatto che ero l'unico non francese a bordo di una barca francese, di trovare egemonia francese, quindi questo per me è stato un grande onore, un orgoglio poter partecipare a questa regata, visto che uno skipper francese mi ha chiamato per parlare con lui. Ma tu il francese l'avevi imparato a scuola, giusto? Il francese l'ho fatto a scuola, sì, ma già qualche anno che un po' mi di meno nel rinfrescarlo e me la so abbastanza bene. Quindi alla fine francese, francese e spagnolo me la cavo bene. Ho capito. Vabbè, dai Andrea, non ti vogliamo rubare tanto tempo perché siamo al telefono. Ci aggiorniamo appena sei operativo, ci aggiorniamo e sentiamo su Skype. Ok, va bene. Ciao, ciao.